Buongiorno a tutti, ci troviamo Ana, dove ci troviamo? Ci troviamo ad Osimo, in provincia di Ancona, chiaramente, visto che parliamo di regione, quindi indichiamo anche la provincia. Palazzetto? Palazzetto Giodea di Corocchini, praticamente che si trova nella zona centrale, quasi centralissima, insomma qui siamo a due passi dalle mura storiche. Come ospite della settimana abbiamo il nostro simpaticissimo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci ritroviamo qua come ospite della settimana, come tutte le settimane, per questo campionato Under 15 Eccellenza, per poter parlare un po', non sempre di basket, perché tanta gente forse non gli interessa, ma della vostra città stupenda, Osimo. Allora, prima domanda. Molto volentieri. Rispondi bene? Sì, sì, cercherò di fare il possibile, insomma. Allora, uno che viene a Osimo, cosa dovrebbe mangiare? Ma diciamo che, come tutti i paesi delle Marche, anche Osimo ha la sua grandissima tradizione culinaria. Diciamo che dipende da un po' dai periodi stagionali, però molto, molto famosi sono, insomma, i vinces grassi, boccolotti del Batte, che si gustano proprio nel periodo, insomma, boccolotti del Batte, che sono praticamente un boccolotto condito in maniera un po' particolare, con diciamo l'interiore, per esempio, del pollo, con un primo piatto, sì. È un sugo, insomma, che ha la sua carica. Non va bene per gli sportivi. No, direi proprio di no. E poi, insomma, arrosti vari e via discorrendo. Uno invece che, dopo aver, penso, a panza piena con questi boccolotti, che deve visitare Osimo? Che andiamo a visitare? Facciamoci un giro per Osimo. Allora, diciamo che all'interno delle mura storiche possiamo trovare, per dire, la cattedrale, il palazzo comunale, il palazzo campana. Diciamo, cioè, ogni angolo di Osimo è particolare per la sua bellezza e, diciamo, per la sua valenza storica. Parliamo di tutti i palazzi che sono dal 1600 in su, quindi diciamo ogni sito, ogni angolo è una sorpresa per chi si fa una passeggiata a piedi all'interno delle mura cittadine. E poi molto bello è anche il panorama visibile dai giardini di Piazza Nuova, che praticamente, diciamo, ci dà uno scorcio dal mare, quindi con il Conero in primo piano, fino ai Sibillini, che praticamente ci dà questo, diciamo, questo assaggio di panorama a 360 gradi. È uno dei punti più belli, insomma, a livello panoramico. Ci hai fatto, neanche un professore di geografia avrebbe... Non esageriamo. Giusto, cameraman, giusto? Allora, è l'ultima domanda, che poi ci guardiamo la partita, sì, che sì, sicuramente oggi sarà una bellissima partita. Le sagre, ultime sagre che ci sono state qua? Allora, proprio ieri e oggi abbiamo la festa della castagna, quindi se volete dopo la partita c'è la possibilità, insomma, di fare un assaggio già di qualcosa, insomma, a livello folcloristico. Poi, vabbè, importantissima la festa del Santo Patrono, che quella è a settembre, il 18 settembre. E poi, diciamo, c'è la festa della cioccolata, c'è... diciamo, a livello culinario c'è sempre diciamo, tipica, dovrebbe essere il nome proprio della manifestazione, che raccoglie un po' tutto quello che di tipico c'è sia nella nostra zona che anche fuori. Quindi è una manifestazione che dura 2-3 giorni e praticamente c'è la possibilità di assaggiare un po' di tutto. Prima di chiudere, mi sembra tanto tempo fa che c'era la festa della cioccolata, c'è ancora? Sì, c'è ancora, quella sì sì. Che periodo la fa su per giù? Dunque, la festa della cioccolata dovrebbe essere, se non vado errato, tipo marzo, febbraio-marzo. Osimo Alto noi parliamo, sì. E Osimo, vabbè, Osimo su per giù quanti abitanti fa? 32.000. Ah, sì, è una città grande allora. Sì, è una bella città. Diciamo che abbiamo anche, diciamo, un nucleo storico. Dovrebbe essere, non dovrebbe arrivare a circa 20.000 proprio la parte centrale. Poi abbiamo tante frazioni, alcune, insomma, che sono distanti anche 4-5 km dal centro, e tra tutto, insomma, 32.000, dovrebbe essere 32-33.000 abitanti.
Massimo, sei stato molto gentile, grazie per essere stato ai nostri microfoni e ti aspettiamo per il ritorno a Porto Potenza Picena. Senza problemi, saremo presenti. E lì faremo l'incontrario. Esatto. Tu mi intervisti a me va e bene. Ti dirò, facciamo va così, bene, va bene. Fare senza fatto, problemi, a fare fatto davanti le telecamere di Twin Sebastiani.it. Perfetto, grazie.